Sono stati due piccoli studenti della scuola Don Milani a tagliare il nastro ieri sera per l'inaugurazione della terza mostra di presepi, presepi in comune, realizzata dalle scuole locali, promossa dall'associazione turistica Proloco. La manifestazione è stata benedetta dal parroco della chiesa Santa Lucia, Don Luigi Petralia, ed è stata accompagnata dalle musiche natalizie proposte dall'associazione Sergio di Dio di Antonio di Dio. Il comune è la casa di tutti i presepi fatti e realizzati da alunni di diverse scuole e quindi presepi in comune, come è stato già coniato l'anno scorso. Questa è la seconda edizione che viene effettuata all'interno del Palazzo Municipale, ma la prima è stata fatta in un'altra location. Al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, il sindaco Domenico Messinese e il presidente del Consiglio Comunale, Alessandra Agia. Noi l'abbiamo voluto l'anno scorso e abbiamo voluto quest'anno riproporla insieme alla Proloco, proprio nella città di tutti i gelesi, dove credo deve essere un punto di incontro, non deve essere solo un palazzo estraneo alla collettività. In un momento di crisi economica e sociale, veramente la città ha bisogno di avvicinarsi in maniera sincera appunto a questo Natale, affinché appunto il nostro cuore si possa aprire al fine appunto di fare nostra quella stata che è l'esperienza di San Francesco, ovvero sia spogliarci delle nostre ricchezze e aprire il cuore appunto a Gesù Onnipotente, così come fece lui quando appunto è nato nelle grotte fuori dalla città, fuori dalle mura. L'iniziativa, il cui ingresso è gratuito, manifesta il percorso di educazione alla cittadinanza attiva che sta alla base del progetto turistico della Proloco Gela. I presepi, come simbolo di rinascita, verità e giustizia, frutto del lavoro dei ragazzi delle scuole, dell'artigiano artista, della raffinata combinazione tra abilità manuale e creatività. Un invito però lo vorrei fare, lo faccio alla cittadinanza che quando viene al centro storico a passeggiare, di fare un salto qui al comune di Gela, primo piano, per apprezzare questi particolari presepi. Anche perché l'ingresso è gratuito. L'ingresso è assolutamente gratuito e poi dare in qualche modo e apprezzare il lavoro che hanno fatto nelle scuole di Gela è sicuramente un motivo che dà soddisfazione sia a chi l'ha realizzato che a chi lo guarda, perché ci sono dei presepi particolari e ce ne sono diversi che consiglio di guardare perché devono essere letti e interpretati. È presente anche una bancarella di beneficenza della Solo Optimist Club di Gela. Abbiamo voluto essere presenti con la Proloco perché così ci ha dato la possibilità di poter effettuare questa vendita, questa bancarella di beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto ai paesi terremotati del centro Italia, ma anche alle realtà locali. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 6 gennaio dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.30. Durante l'inaugurazione di ieri si è esibita la cantante Anna Salsetta. Ad accogliere i visitatori sono stati gli studenti dell'istituto alberghiero diretto da Grazio Di Bartolo. Offerte, degustazioni, dolci e salate grazie al contributo di alcuni sponsor. Il 6 gennaio è prevista una pesca dell'Epifania. Silent night.